Cantieri ancora aperti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado fiorentine per la ripartenza delle lezioni in sicurezza. Sono in corso i lavori di adeguamento previsti per garantire il distanziamento sociale degli alunni fiorentini per il rientro a scuola in presenza. I cantieri sono stati aperti a fine luglio per l'ampliamento e la ristrutturazione degli interni, un lavoro che ha coinvolto 80 scuole per adeguare gli ambienti al distanziamento e alle norme anticontagio, necessarie al rientro in classe. Le scuole dove sono risultati necessari gli interventi di adeguamento più importanti sono la Ghiberti, la Marconi, la Montagnola e la Masaccio, quest'ultimo oggetto in queste ore del sopralluogo da parte della delegazione di Palazzo Vecchio. Allora, sono stati interventi importanti, fondamentalmente ci sono stati l'abbattimento di 12 pareti per fare in modo che le classi avessero la capienza giusta per mantenere i gruppi classe degli anni precedenti. Ovviamente i lavori sono in fase di ultimazione, grazie a questi interventi siamo riusciti a rimanere all'interno del plesso e non andare a cercare spazi all'interno. Sono stati cercati dentro le scuole spazi capienti per creare classi aggiuntive, escludendo refettori e palestre, che continueranno a svolgere la loro funzione. In alternativa, alcune classi potranno essere accorpate ad eventuali stanze limitrofe che non avevano destinazione didattica, come sgabuzzini, ripostigli, depositi e magazzini. Per quanto riguarda l'accesso e l'uscita degli alunni, dove la scuola disponga di più entrate, verranno utilizzate per evitare assembramenti di alunni e accompagnatori.